siamo al record di sbarchi di immigrati clandestini rispetto a tutti gli ultimi anni. Non c'entrano i russi, i turchi, i cinesi o gli americani, c'entra un Nord Africa abbandonato a se stesso e una politica italiana a guida PD e Lamorgese assolutamente assente, latitante, se non complice. Quindi il traffico di esseri umani sta creando morte e disperazione. Solo stanotte, solo a Lampedusa, più di 600 arrivi. Cioè, per darci un'idea del... è un problema che vede solo Salvini. No, i numeri dicono che siamo tornati indietro di 10 anni come problemi. Siccome sarà un autunno difficile, con 6 milioni di italiani poveri, aggiungere altra povertà e altri problemi non è cosa intelligente. Quindi non sarà il miracolo, però, controllare chi arriva e chi non arriva. Mettere in strada poliziotti e carabinieri, accendere telecamere e completare, aggiungo, il piano carceri fermo da troppo tempo, sono 4 interventi che sicuramente sicurezza in più la portano. Io a Draghi per 1 anno e mezzo ho chiesto di chiedere al ministro Lamorgese efficacia, intervento, prevenzione, presenza. Onestamente ho perso qualsiasi fiducia nell'operato del ministro Lamorgese, che fra 2 mesi fortunatamente farà altro nella vita, e quindi ci sarà qualcuno di più presente e determinato, a prescindere da chi sarà, al Ministero dell'Interno. Quindi io a Draghi personalmente ho chiesto almeno 10 volte che il Viminale si svegliasse, poi chiederlo per 11ª volta mi sembra un di più. Portiamo pazienza per questi 2 mesi, i nostri sindaci stanno facendo il possibile, sarò a Lampedusa a incontrare sindaco e vice sindaco giovedì, però diciamo che fra 2 mesi cambia la musica, cambia l'aria, torneremo a essere un paese serio come tutti gli altri paesi europei, perché oggi purtroppo dal punto di vista dei confini con la brodo l'Italia non è un modello in Europa, anzi in Europa ci additano come un fallimento. A proposito di Europa, 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 l'Europa oggi dell'Italia non si fida, perché chi sbarca poi in Italia gira ovunque in Europa. Ecco, quindi controllare i confini italiani significa fare un buon servizio all'Europa, significa controllare i confini europei.